Buongiorno a tutti. Sì, lo so, hai già venduto tutto. Le mele no, però. Vabbè. Allora, c'è il nostro Doug che è da solo in casa, questi li raccoglie benissimo, così li mettiamo in frigo. Perché è da solo in casa con il suo bambino e con il cagnolino. Dov'è che vai? No, 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 no. Adesso lui prende il suo bambino e viaggia perché ha voglia di passarsi un po' di tempo col suo bimbo. Le bimbe sono a scuola, Providence è al lavoro e lui ha deciso di viaggiare col suo piccolo e con Argo, naturalmente, lui non lascia Argo. Eccolo qua. Oh no, piove, ma uffi, ma ci rovinano sempre tutto qua. Aveva deciso di portarlo qui. Allora, intanto verifichiamo che il bug dell'ombrello sia davvero stato risolto. E lui vuole gioca ai pirati con. Ah, non hai livello 2 di immaginazione. Allora, gioca con le bambole col tuo bimbo. Però sta pioggia non è il massimo, non è per niente il massimo. A lui fa bene perché cammina un po'. Speriamo che smetta di piovere, perché era una bella idea che lui passasse un po' di tempo col suo bambino. Comunque fa caldo, piove ma fa caldo. Adesso sta aspettando il suo bimbo e il livello 2 di immaginazione, quanto manca al piccolino? Dai, non manca molto, forse dopo il 2 deve raggiungere il 3. Può fantasticare. Dai, dopo fantastichiamo con Douglas. Dai, piccolino, vai. Ti sei incantato, amore? Allora, fai una cosa fantastica sul relitto di una nave pirata e papà ti fa da capitanuncino. Che peccato che piove, aveva voglia di passarsi un. Devo fare un parco giochi anche a. Vieni, amore, vieni. Gioca ai pirati con. Gioca a fingere. Oh, l'ombrello è vero, lo chiudono. Oh, e non lo riaprono più, era ora sto bug tremendo. Eccolo qua, vediamolo dal punto di vista del bimbo. Eccolo qua, ecco qua il nostro Douglas vestito da pirata. Guardatelo, che carini che sono, ecco il mio galletto. E io faccio un po' di foto e devo togliere un attimo l'audio. Hai finito, amore? Adesso fantastica su un porto spaziale, allora. Così papà finge anche qui. Gioca a fingere e facciamo il porto spaziale. Dai, visto dagli occhi del bimbo. Eccolo qua. Troppo carino. Adesso insegna al bimbo a scivolare un po'. Aiuta il bebè ad arrampicarsi. E vediamolo con lo scivolo come se la cava. Ma quanto è carino, ma quanto è carino. Io le faccio così le foto perché almeno non mi perdo niente. Eccolo
piccolo che ride, così gli va avanti il movimento al bimbo. Dai, un'altra volta, un'altra volta. Aiuta Teichi ad arrampicarsi. Adesso lo prendo da quest'altra parte, così vedo lui che lo raccoglie dopo lo scivolo. E Teichi va avanti col movimento. Eccolo qui. Che bello. Bene. Vediamo se il piccolo Teichi per caso ha fame, perché così... No, ha bisogno del vasino, mannaia. Allora, io credo di aver messo anche qua i vasini. Se non sbaglio, ce li avevo messi. Esatto! Bravo papà! Allora, insegna a Teichi a usare il vasino. Sì, papà, voglio imparare. È viziato lui! E tanto ti tocca lo stesso. Oh papà, tanto te lo insegna lo stesso il papà. Abu Dhabi, Abu Dhabi, ecco qua. I vasini blu? Ma c'erano i vasini blu? Non erano azzurri? Vai tesoro, impara, così poi papà ti fa anche... È arrabbiatissimo questo bimbo, perché proprio non voleva, eh? Non voleva, no, no e ancora no, nessuno può obbligarmi a farlo. Oh, ha raggiunto il livello 2, quindi se non sbaglio può fare... Ah, Providence è tornata e ha portato 952, ora Teichi può usare il vasino, benissimo. Si sono fatte le 18, no, allora non può fare il pranzetto qui. Volevo che gli facesse una grigliatina, ma anche se ha tanta fame, però ha pure tanto sonno questo bimbo. Se no gli facciamo fare un pisolino da qualche parte. Vediamo se c'è un posticino comodo per farsi un pisolino. Qua fai un pisolino e intanto papà ti griglia un patata al cartoccio, così cenate qui e poi ti porta a nanna. Eccolo, ha fatto il suo pisolino, ha sempre tanto sonno, però adesso ha più fame che sonno, infatti è arrabbiatissimo, è proprio arrabbiato. Amore, prenditi la tua patatina e poi tornate a casa col tuo papà che ti mette... Oh, che bello, vedi? Ogni tanto qualche bug con le braccia lunghe lunghe fa impressione. Fa molta impressione. Ecco, adesso siediti vicino al tuo bimbo e guardalo mentre mangia e poi ve ne andate a casa. Ecco qua, adesso per concludere la sua giornata con il suo bambino lo mette a nanna lui e leggi. Oh, sono è sveglia Providence. Sì, ha già fatto il barbecue. E come ha fatto a fare il barbecue che si è appena svegliata? Boh. Servi la colazione, servi le frittelle. Tu Doug sei ancora a posto, ma oggi non lavori perché c'è la festività del coniglietto floreale. Quindi, e voi due ancora dormite, il piccolo ancora dorme e tu occupati di Argo, portalo a fare un pochino di jogging intanto che altre scelte, protezione animali, vai a fare una passeggiata, vai a fare jogging col tuo cagnolone e appena torni a casa ti mangi le frittelle di Muglierta. Eh sì, bisogna occuparsi anche di Argo, porpiscini. Tu hai già finito le frittelle. Ma proprio non mi fili manco di striscio tu, Providence, eh? Proprio continua le frittelle. Ma robe de mat. Robe de mat. Devi fare un po' di jogging, Doug. Stai ingrassando, gioia mia. Sì.
Questo lo buttiamo nella pattumiera. Ho scoperto anche perché erano sempre disturbati per il disordine e non avevo mai visto, sto lavandino era schifosamente sporco. Non l'ho messo nella pattumiera questo. Ok. Le bimbe come sono messe? Questa c'ha tanta fame. Aspetta le frittelle, amore. La mamma sta preparando le frittelle. Bravo, Doug! Vai! Metti un po' giù, ma manda un po' giù sta panza. Guarda un po' che panzone. Via. Ma aspettate, vabbè, ha preso il tramezzino. No, ha preso il toast francese. Va bene, è buono anche quello, dai. E lei quando si sveglia avrà le frittelline. Aia, si è rotta. Sostituiamola anche se costa tanto, se no. Ok, no, tu finisci qui, mangia tramezzino e tu ti puoi svegliare e prendere una porzione. Quindi aspetteremo il coniglietto floreale, vediamo dove sta andando Doug. Oh, che vista! Però è talmente innamorato di Providence che nemmeno l'ha guardata quella lì, eh. È proprio. Eppure era un bel lato B quello lì, era molto carino. Buongiorno signora, passeggiata mattutina, molto mattutina. Infatti il baracchino qui è ancora chiuso. Ah, che bello passeggiare qui dove c'è il mare. Guardate, facciamo anche il ponticello. Fantastico. Oh, questo sì che è un jogging serio. Sta andando lontano il nostro Doug. Bene, bravo Doug! Vedi anche la casa di tuo cognato. Ma che bravo! E qui c'è un altro baracchino, non ci avevo mai fatto caso. Lui c'ha fame per quello che lo guarda, sì. Ma guardate che meraviglia! Si sta allontanando un sacco. Avevo mai visto un jogging così lungo. Bravo Doug, bravissimo. Ok. Adesso puoi tornare a casa, dai, sempre facendo jogging, torna a casa, questa gioca con le bambole, ditemi voi se è possibile sta cosa. Appena hanno un minuto di tempo giocano con le bambole, ma si può. Ok, usa, poi appena arrivi a casa, tesoro, ti metti metti il mangiare ad Argo. Il piccolo dorme ancora bene, per cui Doug, appena torni, mi riempi questo e chiami Argo per mangiare. Dopodiché ti prendi le tue frittelle, prendi una porzione. Ah, dobbiamo fare la ricerca delle uova, soprattutto le bimbe, direi, perché poi deve curare anche il giardino. Allora, cerca l'uovo, vediamo se lo può fare, dove lo può fare. Mi sa che dai la caccia all'uovo e tu dai la caccia all'uovo qua. No. Non è possibile qua. Qua sì, però dai la caccia all'uovo. Tu Providence la dai negli armadietti della cucina, la caccia all'uovo, così accontentiamo questa giornata. Lui sta arrivando. È andato proprio lontano. Vai a casa, dai. Vai. Bravo. E chiama anche lui che adesso viene a mangiare. Trovato l'ovetto, dalla caccia all'uovo anche qui e tu dai la caccia all'uovo qua. Meno male che abbiamo tante erbe in giardino.
qui l'abbiamo già data, tu dai la caccia all'uovo qui e tu dai la caccia all'uovo qui e con questo dovremmo avere concluso. Non l'hai trovato, amore? Non hai trovato le uova? Uno solo ne hai trovato? Dai la caccia all'uovo perché non puoi uscire dal coso. Dai la caccia all'uovo qui. Anche lui deve dar la caccia all'uovo, amore. E ha rotto di nuovo, è proprio un bimbo viziato lui, eh. E poi vediamo se qui lo puoi fare, no. In mezzo al fuoco non si può. Di altri cespugli questo, già fatto, questo già fatto. Vediamo qua, eccolo qui, dai la caccia all'uovo qui. E tu dalla qua. Ma perché ne hai trovato uno solo tu? Kimberly, sei tonta? Te li fai fregare tutti da tua sorella? Perché non puoi? Oh, due uvette. E tu qua perché non puoi? Dai la caccia all'uovo. Perché? Dai la caccia all'uovo. Non può. Vai qui. Vai qui. Dai la caccia all'uovo. Dai la caccia. Non può. Mi fanno impazzire questi braccini. Qui non può. Forse nella cassetta delle lettere. Sì, così lei finisce i tre. Ne ha due uguali lei. E lei ne ha due e va a fare la caccia all'uovo nella poltrona. Vai. Dag, anche tu, dai, caccia un ovetto. Oh, hai fame, tesoro? T'ho detto, mangia le frittelle. Ma perché non mi dai mai retta? Mangia le frittelle, che poi le mettiamo nel frigo. Ok, loro dovrebbero aver finito. Benissimo, lui arrabbiatissimo, come al solito. Vieni e prenditi una porzione di frittelle anche tu. E poi dai la caccia all'ovetto anche tu. Qui puoi? No, gioca dentro, no. Papà si arrabbia, anche se sei il suo coccolone, papà si arrabbia. E queste le mettiamo in frigo prima che vadano a male. Poi il piccolino dà la caccia lei anche ha finito con la caccia all'uovo? No, lei no. E la miseria, quanti ce ne vogliono? Dai la caccia all'uovo. Poi arriverà il coniglietto Pasquale. Ale, finito. Poi lo farà anche lui. Tu hai chiamato il cagnolone a mangiare, tesoro? Me l'hai fatto? No, non hai fatto niente di quello che ti ho detto, Doug, però. Chiama Argo per mangiare. Su. Ok, poi il piccinino si cerca l'ovetto qui, dà la caccia all'uovo qui, poi lui è un birbantello, dà la caccia all'uovo qui e poi sbarella dentro gli armadietti della cucina e dà la caccia all'uovo. Eh sì, lui le cerca nei posti dove può fare più danni che può. Intanto è salito tantissimo in movimento. Loro, già, oggi, e questa gioca con le bambole. Tu ripulisci, non so se l'hai fatto tu sto pasticcio, ma ripulisci. Oh, non t'ha chiamato Douglas? L'hai chiamato o no il tuo cagnolone? Devi fare la pipì. Usa. E poi chiama Argo per mangiare. Chiama Argo. E poi mi devi curare il giardino. Poi dovrà andare avanti anche con la sua aspirazione, povero Doug. Eccolo, adesso la mamma. È la terza volta. Allora, adesso genitorialità. Parla con lui. No, vabbè, ho sbagliato. Genitorialità, ho detto, disciplina,
Severa urla contro per aver combinato un pasticcio. Non si fa. Io sta cosa dei pasticci non la sopporto. Ripulisci subito. Oh, ma via. Oh, guardate, ci sono i nostri amici. Allora, Daga, hai chiamato Argo a mangiare? Oh, sì, meno male. Il piccolo ha trovato le ovette, gliene manca una. Cerca qui l'ovetto, l'ha già data la caccia all'ovetto. Teiki ha raggiunto il 2 di pensiero. T'ho detto, ma allora quanti ti ce ne vogliono anche a te? Dai la caccia all'uovo. Douglas, sei a posto? Noi aspettiamo il coniglietto pasquale e poi supervendita, io non so mai, lo so che c'è scritto qui, ma non me lo ricordo. Ah, qui vende anche le fragole e le melagrane che valgono un sacco di soldi, fra l'altro è eccellente. E il ciliegio, non ci sono ancora le ciliegie. E poi Gioia estirpa le erbacce. Ok, lui è a posto. Lei come sta? Sta bene. Brava, pulisci che poi sennò vi vengono le paturnie. Tu hai ancora devi cercare l'ovetto. Ancora. Ma insomma, vediamo qui. Dai la caccia all'uovo lì. Vediamo. Finirai prima o poi, eh. Oh, l'ha finita anche lui. Benissimo. Poi più tardi si faranno il barbecue. Bravo, mi dà retta ogni tanto anche Douglas. Comunque sì, gioia mia, hai messo su pancetta. E tu poi, oh, con queste bambole, ma non sai proprio cosa fare. Fai un po' di ginnastica. Allora, Doug, fai una bella grigliata di hamburger vegetariano. Kisha sta attraversando una fase. No, no, l'orso, no, no. Ma perché sembra quest'orso? Dio santo, non lo sopporto l'orso. Adesso tu devi subito parlare dell'orso con lei. Oh, indossa un costume da orso con Kisha, vediamo se così passa. Magari così passa. Vediamo. Smetti, dai. Vai, indossalo anche tu e dille, togliti quel costume da stupidina. Chiacchiera con Kisha, ecco. Ok, adesso però le dici, ce lo togliamo tutte e due, perché è proprio da scemi mettere l'orso. Possiamo togliercelo, amore di mamma, il costume da orso, perché non ne possiamo più. Sarebbe magnifico. E su questa impossibile, odiosa fase da orso, io vi saluto. Spero che duri poco, visto che anche Providence si è vestita da orso. Ciao a tutti, ciao ciao.